Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, io non vedevo l'ora appunto di continuare assolutamente questo gameplay. La volta scorsa siamo riusciti ad uscire dalla centrale di polizia, adesso siamo in dolce compagnia della nostra agente speciale dell'FBI, Ada Wong. Molto sexy. E siamo esattamente arrivati qui. Infatti avevo approfittato di questa piccola stanza di salvataggio, diciamo così, perché d'ora in avanti non ho la minima idea di cosa aspettarmi, visto che si era vista una cosa enorme strisciare via. Per cui vediamo un attimo che cos'ho. Allora, perché non mi ricordo minimamente che cos'ho. Allora, di oggetti, cioè che non siano armi, effettivamente non ne ho manco uno, ragazzi, c'è soltanto uno spray medico, cartucce, cioè ho abbastanza, diciamo, proiettili. Per il resto non ho preso assolutamente niente. Che cosa abbiamo qua? E che sinceramente, ora come ora, non so se qualcuna di queste cose mi può servire, anche se effettivamente, ragazzi, cioè oggetti chiave, tra virgolette, non ne ho. Va bene, dai, allora direi di portare un paio di polveri da sparo, visto che comunque abbiamo spazio, perché siccome non si può mai sapere, non ho la minima idea di cosa ci sarà qui d'ora in avanti, ragazzi. Allora, cara signora, non mi lasci da solo, eh. Venga con me, perché sennò le faccio andare a fuoco le chiappe, accidenti. Allora, sinceramente, ragazzi, sinceramente, non lo so. Non lo so, e la volta scorsa nei commenti eravate tutti super entusiasti. Eravate del tipo tutti. Ok. Del tipo tutti, wow, che cosa ti aspetterà d'ora in avanti? Eravate tutti proprio contentissimi. E quando voi di solito siete contenti, io non lo sono. Per cui, oh, perfetto. Allora, altri colpi. Questa cosa ci piace. Vediamo un attimo dove siamo. Va bene, cara Ada, direi di andare sotto. Che dice? Ci addentriamo ancora di più nelle profondità? Di regola siamo sulle tracce di una tizia. Adesso, ragazzi, non mi ricordo. Di nuovo? Non è tardi per tirarsi indietro. Ma Scherzi, dovrai infatti! sopportarmi fino alla Ma fine. infatti, no, no, ma c'ha ragionissima, eh. Io me ne andrei tranquillamente. Solo che là sopra non è tanto meglio di qua sotto, probabilmente. Quindi è quello, accidenti, che ci frega, perché se no. Stavo dicendo che non mi ricordo proprio minimamente il nome della tizia che stiamo cercando. È della Umbrella. Comunque, questo sì me lo ricordo. Mi ha appena salvato la partita. Perché non è mai un buon segno quando mi salva da solo la partita? Non lo so, vabbè. Oh! Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetti. No, 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 no. Porca vacca! Oh merda! Oh merda! E che cazzo è sto coso? Oh mio Dio! Ancora a non prendermi, non l'ho capito. Aiuto! Bagnate sto cazzo! Ah, che schifo! Ti è piaciuto, eh? Alligatore del cazzo. Quanto è bella lei, no? Quanto è bella lei, perché non ha Sentivo fatto rumore. la nostra stessa strada? Trovati a salire. Ammazza, che schifo! Abbiamo avuto culo che ha addentato quel coso là infiammabile. Ok, perfetto, ho trovato una granata. Vediamo se c'è qualche altra
Roba ammazza tutta sta merda, no? No, non volevo salire. Vabbè, dai, non ci sarà nient'altro, credo. Ma, cioè, potevo fare anche... il fatto è che io già me l'ho buttata lì sotto, quello mi ha fregato. Avevo avvisato. Ma avevi avvisato? Aveva detto che cosa? Il virus trasforma le persone in mostre, non i rettili. Sì, ma... Tusce. Sì, sono ma... sorpresa tu sia ancora intero. Sono sorpresa anch'io, ma... Volevo parlare più che altro delle dimensioni di quell'affare lì. Cioè, sto virus che fa? Rende rettili giganti. Cioè, manco fossimo nella preistoria con i dinosauri. Cioè, vabbè. Come non detto, sono ricoperta di merda e di non lo so, di organi interni. L'Umbrella, a chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa realizzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Certo, ma almeno lei non cerca di divorarsi in un sol boccone. A cipicchia. Allora, che cosa abbiamo qua? Vediamo un po'. Guardiamoci intorno. E scopriamo cosa c'è di qua. Cosa c'è? Dove siamo? Ok, già qua non c'è sta una cippa di niente qua dentro. Ok, vuoi mandare avanti me? Come sempre, tanto... Le chiappe ce le rimetto io, a te che te frega. Minchia ragazzi, un'altra stanzetta di salvataggio. Ah, tutto questo me puzza così tanto de merda. E non perché siamo nelle fogne, eh. Vabbè, dai. Diciamo di sì e non lo prenderò come un cattivo segnale, eh. Assolutamente, io... È sicuro opera di William. Ferma, dove sei? Annette Burke. Oh, eccola, finalmente. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Ma che cavolo? Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Porca! No, Leo! Non avrete mai il virus G! Su! Non sembra la tipica scienziata. Oh no! Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. No, non ti posso lasciare qua, scusa. Ma che cavolo... Ok. Oh! Sono fuori dalla struttura. Insegua Annette. Leo, ti prego, eh. Se non ce l'ha lei, no. Sarà nel nest. Sì, sì, è tutto chiarissimo, guarda. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Cioè, fatemi capire, adesso guidiamo lei. No! Corri quanto vuoi, Annette, ma non puoi nascondere. Non ci posso credere. Eh no, tutte le armi che c'ha Leo, ma potevamo prenderle noi, no? Che diamine. Vabbè, ha bruciato sto cadavere, vorrei capire il motivo, però... Allora, qua c'è un ascensore che di sicuro non funzionerà. Infatti non c'è modo di attivarlo. Povero Leo, ragazzi, si è sacrificato per salvare queste due chiappe sode. Allora, dove diavolo sarà andata sta stronzona? Davvero? E quello cos'è? Rilevatore EMF. Usa il rilevatore EMF per individuare i cavi e prendere il controllo delle apparecchiature elettroniche. Ammazzo, manco Batman c'ha ste apparecchiature. Capta e proietta campi elettromagnetici nei muri. Puoi controllare a distanza alcuni apparecchi elettronici. È l'ora del gioiellino. Certo. Ah, ok. Sì, ragazzi, veramente, manco Batman. Ok, ma... Ah, perfetto, ok, dovevo ritrovare la fonte. Perfetto, ecco fatto. E... Ok, se non ci potevamo passare prima, adesso è proprio fuori discussione, no? Ah, ok, adesso... Che gli faccio a questo? Oh, ammappete! Boom! D'accordo.
Un gioco da ragazzi. Sì, un gioco da ragazzi andare in giro con i tacchi e con un vestito attillato così, eh. Oddio ragazzi, diciamo, noi abbiamo soltanto sta pistoletta sfigatissima. Ci avevamo trovato... no, gli scarafaggi no. No, gli scarafaggi... minchia, sono grossi quanto il mio cane la compagnia. Che schifo. Ok, ma... va bene. Attiviamo quel coso lì. Bene, dovremmo fare di nuovo lo stesso lavoro, vero? Immagino proprio di sì. Ma magari ammazza uno o due di questi scarafaggi mutanti. E che ho fatto? Voilà! Cioè, con tutte le gazpiderine di morire. Oh merda. Ecco. Dicevo, con tutte le caspiterine. Vabbè. Di modifiche che aveva trovato. Vabbè. Che aveva trovato. Li ho sprecati tutti. Dite pure che sono imbecille, ragazzi. Perché ci avreste perfettamente ragione. A cipicchia. Ispezione settembre, prima settimana. Già compilato una richiesta la scorsa settimana, ma ci serve subito un braccialetto identificativo di ricambio. È indispensabile per accedere ad alcune aree della struttura. In altre parole, senza non possiamo fare il nostro lavoro, quindi non voglio sentire nessuno accusarci di perdere tempo. Ok, ci serve un braccialetto identificativo. Mi servirebbe pure qualche colpo, sinceramente. Ah, perché la mia intelligenza, come sempre, si spreca, ragazzi. Si spreca. Allora, qua è chiuso. Allora, proviamo a vedere se col nostro incredibile dispositivo alla Batmas. Ok, possiamo fare qualcosa. Perfetto, mi devo ricordare sempre di sto... vaffanculo. Me ne vado. Basta. Non ve voglio sentire più, Oh, meno male. Meno male, le mie preghiere sono state ascoltate, grazie al cielo. Devo cercare. Vabbè, ma da dove è uscito sto stronzo, no? Devo cercare di non sprecarli, a cipicchia. Allora. Mi seguirà pure qua sotto? Secondo me sì, ma di sicuro. Eccolo là. Vabbè. Dove caspiterina sta sto caspare? È pieno! È pieno! Aiuto, aiuto, aiuto! E che schifo! Aspettate un attimo. Ok. Cerchiamo di almeno atterrarli, ragazzi, per quanto possibile. Allora, aspettate un attimo. Deve sta qua dietro sto caspiterina di dispositivo. Dove sta? One eternity later. Ok ragazzi, finalmente ho visto che il pannello è esattamente lì. Per un attimo non avevo visto che era poco più su, quindi stavo pensando di dover trovare il modo per andare verso di là invece. Grazie al cielo sono riuscita a capire che dovevo semplicemente puntare il mio incredibile dispositivo un po' più in alto. Ok. Ci siamo finalmente. Possiamo usare questa cosa qua, qualsiasi cosa sia. Whee! Una sorta di ascensore. Oh, ah. Ora eccola sei lì. Oh, state ferma. Ma... sempre la migliore a scappare. Ma va. Certo, mi pare ovvio. Allora, che cosa dobbiamo fare per entrare lì effettivamente? Suppongo che l'ingresso sia questo. Ah. Si entra così semplicemente? Davvero? Ah, fantastico, ok. Ok, va bene così, no? Sì, sì. Oh, che c'è? Cocciuto di un bastardo. No! No! Di nuovo no! Oddio, vi prego! Ah! Oddio! 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 Che cavolo! Che cavolo! Porca vacca! Oddio, muovite! 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 Accidenti, è qui! Accidenti! Lasciami in pace, te prego! Oh, porca miseria! Oh, porca... oh! Oddio, ma cosa vuoi da me, dalla mia vita? Oddio, no, questo ci mancava, ragazzi. Questo ci mancava proprio. Ci mancava proprio. Oh, merda. Oh, amico, io pensavo sinceramente di averti
eliminato senza fare troppe storie. Ok, devo tornare da là, mannaggia la pupazza. E che tu, come effettivamente ha appena detto Ada un attimo fa, sei così cocciuto, amico mio. Porca vacca miseria. E vabbè, ma questa è ansia pura. Cioè, no, ma copperà. Ma che m'aspettavo? Scusa, amico mio, scusa, ma cioè, mi devi un attimo capire, rendere conto che la mia vita non è per niente facile, no? Oddio, ci metto troppo tempo. Muovite. Fammi passare. Ok. Provo a passare mo, pezzo di merda. Accidenti. Allora, che cos'è che devo attivare qui? Oh, perfetto. C'è un posto per salvare, che meraviglia. Ok, allora, qua non c'è energia, questo mi pare ovvio. Allora, fatemi fare un attimo il quadro della situazione, perché qua ci stanno 20 miliardi di... Ok, immagino che l'energia dovrà arrivare da due diversi punti, uno dei quali si dirama di qua. Ok, ma non è qua che lo devo attivare e nessuno di questi si attiverà di qua. Benissimo, suppongo proprio che non sarà una cosa facile. Perfetto, tanto per essere un po' più incasinati, no? Va bene, allora proviamo ad andare a seguire prima di qua, vediamo un po'. Vediamo di sopra. Vediamo dove porta sto coso. Ok, ma c'è un modo, qualsiasi modo, per attivare tutti sti affari? Oh, questo che dice? Ispezione settembre 2. Grazie al nuovo braccialetto, finalmente possiamo ispezionare l'area di demolizione. Secondo il rapporto dell'altro giorno, solo un inceneritore non è niente di che. Probabilmente solo un mucchio di rifiuti. Terminato questo rapporto, andrò a dare un'occhiata io stesso. Ok, braccialetto, inceneritore, va bene, cercheremo di tenerlo a mente. Tac. Ok. Quello l'inceneritore, vero? Immagino proprio di sì. Va bene, allora da qua sembra che l'energia stia passando. Ho un pessimo presentimento, ragazzi. Diciamoci proprio la sincera verità. Ok. Richiesta identificazione con bracciale. Ovviamente, allora il tipo ha detto che andava a controllare lui stesso. Magari è finito qua dentro ed è morto. Ok, perché non mi ispira per niente fiducia tutto questo? Proprio per niente. Scusa amico, ma mi serve. Ok. Vedete? E lo sapevo, sta pezza di merda, tu sei maledetta. Complimenti. Vuoi bruciarmi viva? Non metterai mai le mani su G. E questo già l'hai detto. Non sono la sola. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. Ah. Bene. Ok, ok, ok. Ho pochissimo tempo, suppongo, no? Direi proprio di sì, meno di un minuto. Accipicchia miseria. Allora, se può sapere che cazzo non la devo attivare. Si attiva. Oh, questo sì, questo sì. Ok. Passo dopo passo, va bene. Vediamo un po'. Piano piano, tanto c'è tempo, no? Oddio. C'è tempo, un paio di palle c'è tempo. Accidenti, non ce la farò, ragazzi. Non ce la farò. Non so cosa sto attivando, effettivamente. Va bene così. Dai, dai. No, sono morta. Sono morta, raga, è andata. Niente, è la fine. Mi dispiace Ada, mi dispiace vivamente. Eccolo là. Quella stronza sa il fatto suo. Beh, direi di sì. E non so come diavolo abbiamo fatto a salvarci le chiappe, ma va bene così. Sì, sì. Account ospite confermato. Grazie, grazie. Autorizzato fino al 1 ottobre. Restituirlo entro questa data. Certo, sì, sì. Non credo proprio. State tranquilli. Allora, dove diavolo dovrò andare?
chissà se di qua o di là, veramente non lo so. Vasca di trattamento, what the hell? What the fuck? Fatemi vedere un attimo di qua, ragazzi, cosa c'è. Perché non si può mai sapere. Ah, qua da dove è entrata lei prima. Va benissimo. Io mi dirigerò verso la meravigliosa vasca di trattamento. Vabbè. Ho fatto. Ehi, stronza, pensavi di avermi ammazzato, eh? Wow, ammazza che posto. È enorme. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo trovare. Basta giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. No, 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 non mi va di giocare. No. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del cibo? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal Nest. Non finché sarò qui. Oh, Gesù. Merda, non di nuovo nell'acqua puzzolente. Aia cazzarola. Ai ai ai. Dov'è Leon quando serve? Quel poveraccio già si è fatto sparare per te, oh. Altro no. Oh, quanti animaletti ci avete qua sotto, accidenti. Ecco, mo toccherà sto poveraccio darsi da fare per salvarle di nuovo le sue chiappe sode. Ada. Ada. Ada se n'è andata e non ritorna più. Diavolo. E chi la rivede, Ada? Sperando non venga divorata prima del tempo. Ok. Ada, dove è andata? Ma secondo te te risponde? Parlamone, no? Cioè, ok, siamo di nuovo qua. Il punto è che non credo che potremo seguire la stessa strada che ha fatto lei. Quindi dovremo trovare un'altra strada. Allora, qua da dove siamo venuti, se posso accedere, direi che è il caso. No, col cazzo. Che è il caso di salvare, stavo per dire. Possiamo usarlo? Così semplice, così meravigliosamente semplice. E qua c'è pure una cassa. È una macchina da scrivere, proprio quello che volevo. Il punto è che non ci abbiamo niente di nuovo che ci può servire. Benissimo. Ada, non preoccuparti. Il tuo eroe biondo dagli occhi azzurri sta arrivando a salvarti. O almeno ci proveremo. Perché ho proprio una pessima sensazione riguardo tutto. Riguardo alligatori giganti e tutto il resto appresso. Ecco qua. Oddio, io col cazzo che ci entro là dentro. Cioè, ma ragazzi, ma che volete da me, no? Che volete dalla mia vita? Uffa. Tra l'altro c'era pure il nostro caro amico in giro per di qua. Oddio. Allora, di qua è chiuso e suppongo proprio dovrei andare di là. Vediamo un attimo cosa c'è qui. Allora, questo niente, ci serve sì una leva ovviamente. Bene, meno male che l'ho visto, almeno so dove andrà se la troverò. Non quando la troverò. Allora, ragazzi, vedete di non farmi brutte sorprese, vi prego. Tutto questo non mi piace. Proviamo ad andare prima di qua, va. Ok, qua è chiuso.
Vabbè. Ok. Cartucce per fucile, perfetto, ci fanno sempre comodo. Quindi qua non c'è più nient'altro, a quanto pare. Ho trovato quello che si doveva trovare. Per cui dovremo salire di qua, perché ho visto che ci stanno delle scale. Anche se tutto questo continua a dire che non mi piace. Almeno siamo usciti dalla melma. Questo stronzo ha intenzione di alzarsi? Non lo so. Oddio. Eccolo là, pure lui. Cosa c'è qui? Videocassetta. Ok. Vabbè, ragazzi, e dovete dare una calmata tutti quanti un po', fatemi vedere se si può esaminare. Si può esaminare, ma a quanto pare non c'è niente di rilevante. Ok, cerchiamo di non farci sfuggire niente. Vediamo un po'. Qua serve una chiave. Perfetto, mi starà segnando tutto qua, vero? A quanto pare sembra proprio di sì. E questo che ci fa là sopra? Allora, eccone un altro qua, un altro là, vai. Spinotto elettrico a forma di un pezzo degli scacchi. Ah. Ok, a quanto pare se voglio andare di là, se voglio entrare là, questo ce lo devo rimettere a posto. È chiusa pure questa. Ma che palle. Cioè, ragazzi, dovete dare un attimo le tregua, perché... Fantastico. Ok. Vabbè, allora a quanto pare ce lo devo rimettere un attimo, perché... Se devo andare a vedere cosa c'è in quella porta, non c'è altro modo. Ok. Fate i bravi, ragazzi. Che cazzo. Non ce l'ho la chiave. No, devo proseguire qua. Che diamine, devo trovare una leva. Devo trovare una chiave, che la stessa chiave già mi deve aprire due porte. E tutta sta zona mi fa altamente schifo. Coltello a combattimento. Rientriamo nella melma. Tanto a noi ci piace proprio, no? Sguazzare nella merda ci piace proprio da impazzire. Ci picchia. Allora, qua c'è una cippa. Ci deve essere qualcosa di qua, ragazzi. Non volevo scivolare di sotto. Ma che ne sapevo? Cazzarola. E mo? Ci dovrà pure essere un modo poi per tornare di sopra. Vedete, qua serve quella leva lì. Aspettate, ma qua sono tornata da dove sono venuta? No, perché non c'era sta pianta, quindi la leva ci serve pure qua. Fatemelo segnare. Ma chi c'è lì? Oh. Oddio, che era? Mamma mia. Non c'è niente di invitante in tutto questo, davvero. Per cui non fate scherzi, che sbucate pure dall'acqua, perché non so proprio in vena, così ve lo dico. Cioè, ragazzi, io sono scivolata, non volevo scivolare di sotto, ve lo giuro, eh. Cioè, non sapevo che... Che schifo! Schifo, schifo, schifo.
Non ho altro modo per esprimere il mio disgusto al riguardo. Allora, dove diavolo sono? Dove sono? Già mi sono persa, accidenti! Una funicolare. Interessante. Ma io già mi sono persa. No, seriamente, come torno lì dove ero? Dove serviva la leva, la chiave e tutto il resto? Come ho potuto essere così stupida, ragazzi? Copia delle email, direttore è... Sento rispare, non riesco a raggiungere il responsabile della mia sezione, siamo in trappola. La stazione qui è critica, il nesso è stato contaminato dal virus. Ai ai ai. Non riesco a smettere di tossire. E lei è sempre stato lei, direttore Owens. Dove è andata? Ma chi dove è andata? Chi? Chi? Allora, Leo, io so solo che ci siamo persi, va bene? Ecco. Raccogliamo quello che si può raccogliere. Stanza di controllo. Che altro se può fa qua? Ma qua non è... Dove era Ada? Aspetta, non è dove... Dove era quella stronzetta un attimo fa che ha cercato di schiacciare Ada proprio senza pietà? Fatto sta che qua c'è qualcosa che mi sfugge. Ah, posso guardare nell'armadietto. Ah, cazzarola, serve una combinazione. Vabbè, niente da fa. Ciao! Continuiamo a buttarci le sotto, tanto, no? Ok. Oddio. Non ne abbiamo avuto abbastanza di sorprese oggi? Quel rumore non mi piace. Dove sei? Oh, eccola là. Ada. Oh, merda. Oddio. Arrivo, Ada. Salva Ada. Ok, per fortuna, ragazzi, siamo in una stanza di salvataggio. Il punto è che io continuo a chiedermi tutta quella zona dove c'era la leva da inserire, le due porte chiuse, eccetera. Ma ci potrò mai tornare? Cioè, vi giuro che ci sono rimasta di merda a essere scivolata lì, eh. Che cazzarola di sfiga. Oh, possiamo inserire la cassetta. Attenzione. Ascoltiamo. O vediamo meglio. Ti prego. Oh, ti prego, basta. Fermo, ti prego. Ti prego. No, 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 no. Da questa parte, schifoso. Lascialo. Non fargli male. Ok. Quel tizio già l'avevamo visto, ragazzi. Quello non era quel tizio grosso che abbiamo sconfitto? L'avranno diffuso i ratti. Beh, può darsi, sì. I ratti, ragazzi, hanno diffuso sempre un sacco di malattie. Volantino in presa fognature. Ah, qua ci sono i segni degli scacchi. Negli ultimi vent'anni abbiamo avuto l'onore di lavorare ai sistemi fognari di alcune delle città più importanti del nostro paese senza mai perdere vista la componente ludica e un disegno industriale innovativo e dei nostri marchi di fabbrica. Noi di KCC... Crediamo che anche le opere sotterranee meritino un design accurato, più raffinato di una regina, più solido di una torre ed elegante come un alfiere. Il nostro lavoro porterà la vittoria a tutti coloro che lo sceglieranno, che vinca sempre il migliore. Ok, membro onorario, Federazione Scacchi, bla bla bla. Va bene. Vabbè, ragazzi, allora, io direi che oggi abbiamo visto abbastanza e continuo a pensare di esserci rimasta di merda, di essere scivolata lì come una polla assoluta. Allora, mettiamo questa nella cassetta, direi per ora di lasciare pure le due polveri da sparo, sistemiamo meglio il nostro inventario ed ecco fatto. Allora, non abbiamo altro se non proiettili, ragazzi, potevo prendere quella levettina là a forma di torre, ma non ho potuto prenderla, non ho trovato né leva né chiavi, non ho trovato una cippa di niente, per cui vabbè, salverò la partita. Come sempre, ragazzi, i vostri suggerimenti sono preziosi, per cui se avete dei consigli da darmi su come proseguire, su cosa fare attenzione, mi raccomando, lasciate tutto qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Ciao a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!